Dal profondo a te grido, o oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore è la misericordia. E grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Dal Vangelo di Giovanni. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Abbiamo appena ascoltato una parte del racconto che troviamo nel Vangelo di San Giovanni, il racconto di un straordinario miracolo di Gesù che fece parlare tutta Gerusalemme perché il miracolo avvenne a Betania, che era un paesetto vicino a Gerusalemme. Il miracolo è la risurrezione di un giovane che si chiamava Lazzaro, che era ormai morto da giorni. San Giovanni ci tiene a sottolineare che Lazzaro era amico di Gesù, insieme anche alle due sorelle Marta e Maria, tre amici di Gesù che Gesù frequentava. Quindi c'era questo legame di amicizia con Gesù. Quando Gesù viene informato che Lazzaro era morto, va a casa sua dove trova le due sorelle, naturalmente tutti in pianto. Poi si fa accompagnare davanti alla tomba e chiede che fosse tolta la pietra che chiudeva il sepolcro era come una specie di piccola grotta con una pietra che li chiudeva, come il sepolcro di Gesù. San Giovanni ci dice che in quel momento Gesù si commosse, venne come da piangere davanti alla tomba dell'amico che era morto, specie di lotta di Gesù. Affrontò la morte che aveva portato via Lazzaro e con voce potente comandò: Lazzaro, vieni fuori dalla tomba, da dove sappiamo non viene fuori nessuno. Lazzaro uscì. Gesù aveva vinto la lotta contro la morte e aveva riabbracciato il suo amico, se lo era ripreso nel suo amore e nella sua amicizia. Ecco, vedete, San Giovanni ci dice: Gesù è il più forte. Gli amici che si affidano a lui, lui li trascina fuori anche dalla tomba e dalla morte.
Però il Vangelo vuol farci capire che questo miracolo non riguarda solo Lazzaro, ma riguarda tutti noi. Perché, vedete, e questo è il punto importante, c'è una tomba nella quale rischiamo di starci dentro tutti, già adesso. Questa tomba, ahimè, la conosciamo bene, si chiama egoismo. Vedete, l'egoista, l'avaro, quello che vuole tutto per sé, vive come dentro una tomba, se uno è proprio egoista del tutto. A volte gli avari, gli egoisti sono rappresentati come persone che sono un po' nel buio, nell'oscurità, che si tengono tutto, i soldi, tutto. L'egoista è tutto ripiegato su se stesso, guarda i suoi interessi, guarda quello che interessa a sé. Se sembra che si interessi di una persona, si interessa solo per vedere se ha da guadagnarci qualcosa, se ha da prendergli qualcosa. Non vuole bene. Casomai si interessa una persona se gli fa per il suo piacere, suo. Poi quando si stanca abbandona la persona. Questo è l'egoista. Gli altri, se gli chiedono qualcosa, li allontana, perché gli portano via qualcosa. Ecco, sentite, l'egoista è come in una vera tomba, ha un cuore morto. Questa è la vera tomba pericolosa. E Gesù allora ha la forza di salvarci, perché noi da soli non vinciamo l'egoismo. Non saremo egoisti così gravemente come ho detto, ma tutti ci accorgiamo un po' di esserlo, di col piede andare dentro questa tomba. Abbiamo bisogno della forza di Gesù. E allora lui sì, ci fa come una specie di trasfusione di amore, Gesù. Ci fa una trasfusione di amore dentro il nostro cuore. E chi la riceve questa trasfusione? Il cuore si allarga. Usciamo dalla tomba, allarghiamo il cuore, siamo veramente vivi, vivi della vita che Gesù ci dà nel cuore, che si chiama amore. Ecco, io auguro a tutti voi di affidarvi a Gesù come a un amico, che vi faccia questa trasfusione di amore, abbandoniamo la tomba dell'egoismo e apriamoci agli altri. Buon cammino di Quaresima.